Buonasera, benvenuti, grazie, 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 grazie. Festival del Jazz di Sanremo 1986 compie 30 anni. Inizia un gruppo che ha un leader interessantissimo, che può apparire magari un po' orso, che può apparire distaccato, invece è una persona disponibilissima, dolcissima, molto piacevole. Ed è un trombettista diplomato al Conservatorio di Roma in tromba e composizione. Ha un fraseggio molto dolce, essenziale, suono pulito. Ed è uno che ha cominciato la sua carriera negli anni 50 e tuttora è uno dei carismatici jazzisti italiani di tutti i tempi. Ed è Nunzio Rotondo. Benvenuto e bentrovato. Grazie. Abbiamo passato tanti anni insieme, ma bisogna ricordare che nel 1956, quando è nato il festival, il primo festival del Jazz di Sanremo, noi due c'eravamo. Saremo invecchiati, pazienza. È nata forse la nostra amicizia. È nata la nostra amicizia. L'amicizia è una cosa molto importante. Molto importante, infatti è un uomo che ha un grande calore e lo emana sempre, quando suona e quando parla. Insieme a Nunzio Rotondo ci sono quattro musicisti straordinari. Alla batteria Giampaolo Ascolese. Stefano Pagni al basso. Al pianoforte Ettore Gentile. E al sax tenore un personaggio noto al pubblico italiano, l'abbiamo applaudito anche lo scorso anno col gruppo di Marcello Rosa, siamo felici di risentirlo, Enzo Scoppa al sax tenore. Grazie, buon lavoro, a presto. We'll be right back.
Thank you.
Mm-hmm.